alla ricerca del fornitore per realizzare questa mega struttura, abbiamo cercato dei partner internazionali, innovativi, che ci potessero anche dare maggiore know-how su come poter realizzare questo impianto. Cercavamo un general contractor che ci potesse seguire il progetto dall'inizio alla fine. Abbiamo trovato questo in Cimbria, un player mondiale nella costruzione di impianti dedicati a prodotti agricoli. Gli impianti silos di Pacorini dedicati al caffè sono tecnologicamente molto avanzati, perché noi riusciamo a gestire lotti diversi di caffè da varie origini e di proprietà di vari clienti all'interno degli stessi impianti, garantendo la tracciabilità totale dei vari lotti all'interno dei nostri silos. Abbiamo 84 silos separati e con questo noi garantiamo ai nostri clienti la segregazione delle varie partite. La capacità dell'impianto è di 42.000 tonnellate, è il primo impianto in Europa ed il secondo al mondo dopo quello di New Orleans, che è sempre di Pacorini Silocaf. Ci sono due sezioni di ricezione del caffè da 50 tonnellate all'ora. Il caffè arriva nell'impianto in container e l'impianto è totalmente automatizzato. Questo significa che non c'è movimentazione manuale dei sacchi di caffè. Il controllo qualità interviene in ogni passaggio dell'impianto. All'inizio, all'arrivo del container, viene fatta una verifica e un taglio dei sigilli. Poi si procede a una verifica visiva ed olfattiva del prodotto. Il caffè viene portato con degli elevatori a tazza a 40 metri d'altezza. Qui subisce per caduta varie lavorazioni di pulizia meccanica e pesatura. L'impianto è dotato di due stazioni di riconsegna della capacità di 80 tonnellate l'ora. Abbiamo un sistema di monitoraggio particolarmente avanzato e gestiamo tutta la movimentazione del caffè dalla sala di controllo. Aver costruito un impianto di queste dimensioni significa dare la garanzia ad ogni produttore di poter gestire le proprie importazioni con la massima flessibilità e la massima sicurezza.